Saluti al mondo intero. Siamo di nuovo con Sin City nella regione di Games Village, dove vedete qua e i ragazzoni si sono dati un bel da fare per creare tante città. Ecco che si sono posizionati, però effettivamente vedo che hanno abbandonato già le loro postazioni. Ok, se la cava bene, mentre altri sono cercasi sindaco, quindi hanno abbandonato. Però questa è la regione già con la sua potenza, con la sua gente che va e che viene. E questa è la nostra città. Adesso stiamo facendo delle cose interessanti su questo gioco e vi assicuro che è un infognamento gravissimo. È una cosa vergognosa questo gioco. Cioè, stai ore e ore anche lì a guardare gli omini che passano, il tempo che scorre, tutta la fumaglia, tutto lo smog che assale, e vedi il fumo che scorre, che va, e tu stai ad osservare anche lì impalato, senza una meta, senza uno scopo, ma ti attrae. Questo gioco attrae l'umanità, che è un qualcosa di straordinario. E come vedete, dalla città abbiamo creato una zona, diciamo, residenziale, tutta questa zona residenziale, un po' di negozi qua, poi abbiamo delle zone industriali qui, qui e qui. E abbiamo già un po' di fornitura di energia con una centrale eolica, eventualmente già 4 paloni che girano. Come vedete si può selezionare, fare una modifichina e aggiungere eventualmente fino a 24 turbine orizzontali. E queste qua ancora non ho provate, però si può aumentare veramente a dismisura. Mentre la centrale di energia solare con questi bei gruppi di pannelloni, insomma, siamo per le diciamo energie rinnovabili. Non piazziamo delle centrali nucleari perché creano scompiglio nell'umanità, anche se forniscono tanta energia, creano grande inquinamento. Attenzione, non al nucleare. Ma abbiamo anche megawatt in eccesso. Per quanto riguarda il resto, abbiamo l'acqua che pompa, non la torre dell'acqua standard, ma una bella stazione di pompaggio. Sembrano tutti felici e contenti, ma l'acqua sta andando quasi in esaurimento, quindi bisognerà accertarsi di creare nuove fonti di benessere. Le acque reflue, come vedete, stanno scorrendo molto lentamente, però arrivano fino all'impianto di depurazione, perché la gente piscia e caga e tutto questo lerciume va a finire nel sottosuolo e noi dobbiamo risucchiarlo e portarlo verso il benessere e ridistribuirlo nell'ambiente già depurato. Per quanto riguarda il governo, allora, questo è il municipio, ovviamente, che aumenta di livello in base agli abitanti. Noi possiamo aggiungere i moduli, come del resto per tutte le altre strutture. Adesso purtroppo c'è poco spazio e oltre a un dipartimento dell'educazione non posso fare nient'altro se non smantellando e mandando a casa i poveri cittadini, ma diciamo che non è il caso, anche se sarebbe un'ottima cosa per aumentare il valore del terreno. Lo smaltimento dei rifiuti consiste in un'ottima discarica ivi posizionata, con anche un po' di tonnellate di sbobba che andranno a... Ecco, già questa sezione della discarica, come vedete, è strapiena di roba. Poi qua abbiamo fatto anche degli eventuali camioncini della spesa o di recupero, che è possibile aggiungere. Ecco, si possono aggiungere camioncini o anche zone di stoccaggio della monnezza. Ovviamente vedete che tutta la zona industriale, queste zone industriali e discariche sono distaccate dalla zona residenziale, perché come ben si sa non è possibile. Qua lo fanno, ci mettono gli inceneritori in città, proprio in mezzo alla città, ma qua cerchiamo di essere bonari e cerchiamo di essere dei sindaci seri e benevoli verso l'umanità. Per quanto riguarda gli incendi, si sono lamentati moltissimo a lungo di questo mal servizio, fino a portare delle ottime condizioni, tipo la ottima super centrale dei pompieri. Andiamo a vedere le prestazioni, possiamo addirittura creare l'eli piattaforma, fare arrivare gli elicotterini, super garage, mezzi attrezzati, ma ovviamente non c'è più spazio, purtroppo non so più dove mettere questi potenziamenti. Comunque il servizio tende a funzionare ottimamente.
Mentre per quanto riguarda la salute abbiamo delle cliniche standard, in alcune abbiamo aumentato le aree di sosta, quindi abbiamo più ambulanze a disposizione, mentre in altre abbiamo aumentato la sala d'aspetto o le zone di ricovero, così abbiamo più capacità per la cura dei malati e eventualmente abbiamo anche un grande ospedale. Un grande ospedale che contiene tanta roba, ovvero sono tanti, ma la gente ha bisogno di essere curata. Una stazione di polizia, perché ho visto che arrivano dalla regione. Ovviamente, se voi andate nella regione c'è un interscambio, possono venire in visita, possono venire nelle scuole, oppure se è una zona industriale, una città industriale, verranno a lavorare qui. Insomma, è questo il bello della regione. Per quanto riguarda l'istruzione, abbiamo sia una scuola elementare dove purtroppo non riuscirò a fare un'espansione, quindi siamo pieni di bambini, andranno nelle scuole elementari di altre regioni, però qua non riesco proprio a aumentare le aule. Ecco, non c'è proprio più spazio, non so dove metterla, proprio messa lì sul bordino. Così come eventualmente la biblioteca, eccola qua, così adesso è chiuso, però ci dicono di stare in silenzio perché non si può fare tanto casino in biblioteca. Poi la scuola superiore, eccola qua, 540 studenti, ma disponibilità fino a 800 con anche la palestra. Poi il trasporto pubblico è essenziale. Abbiamo, guardate quanti pullman che ci sono in giro, perché abbiamo l'ottima stazione. Eccola qua, la stazione per navette. Abbiamo tante navette. Possiamo fare ovviamente tram, ma bisognerebbe creare dei viali. Tra l'altro, per quanto riguarda le strade, è possibile eventualmente con questo strumento fare l'upgrade. Ora lo portate tutte al massimo livello di via ad alta densità, ma se volete cambiare in viali dovete necessariamente distruggere la strada e ricreare da capo, ciò che io non farò. Poi abbiamo i parchi, tanti tanti parchi, perché i residenti hanno bisogno di svago, anche di posti verdi, zone verdi, hanno bisogno di questo tipo di sollazzo. Abbiamo anche un anfiteatro da qualche parte che ho fatto, ma non so dove sia. E altra cosa importante, tutti questi parchi aumentano il valore del terreno, quindi garantiscono lo sviluppo della città, della popolazione, eccetera. Come vedete abbiamo già un bel grattacielone, siamo riusciti a raggiungere, perché il valore del terreno è aumentato parecchio, quindi cresce in questo modo la popolazione. Poi ci sono i disastri che però non sono approvati. Ora dovremmo cercare nella regione di fare, in collaborazione, ma vedo che se ne stanno andando tutti, delle grandi opere. Questi sono i siti per le grandi opere, però già l'archeologia costa un pacco di soldi. Ci vorrebbe il contributo di qualcuno. E quindi questa è la città, vogliamo vederla in versione più ravvicinata. Ok, facciamoci in giro. Allora, qua c'è il sindaco. Nel municipio la gente è sempre incazzata, sempre comunque sia la gente manifesta, anche andassero benissimo le cose, come effettivamente stanno andando, ma la gente manifesta. Se guardate, sempre lì a far casino. Invece qua in Italia, quando ci sono problemi, non si manifesta, si rimane a casina. Qua invece per problemi inutili si manifesta comunque. Comunque questa è la città vista nel dettaglio. Ok, vediamo anche la zona industriale nel dettaglio. Queste sono le mega fabbriche, queste sono le mega pale eoliche, queste sono altre industrie. Ah no, questa qua è la stazione di pompaggio, vero? Vogliamo vedere ancora un po' nel dettaglio, che è qualcosa che aggrada tantissimo questa visuale. Ecco qua. Ottimizzato perfettamente. Mi ricordo già i problemi di The Sims, che quando la città era molto sviluppata diventava. Ah, ho anche le case per The Sims 2, perché nel 2 non c'era la regione. Diventava uno scattume assurdo, ma erano giochi di altri tempi.
Qua invece funziona tutto molto fluido, anche se c'è tanta roba su schermo. Questi sono i grandi palazzi, vedete, si sono trasformati tutti, la città è diventata con non le casine singole, ma con appartamenti, condomini, eccetera. Qua abbiamo le nostre spese, abbiamo già entrate, tanta roba per la salute, per incendi, abbiamo investito moltissimo. Abbiamo fatto anche delle obbligazioni, soprattutto in fase iniziale dove è drammatica, e qua è una visione della regione. Qua facciamo uno screen commemorativo, vediamo le altre città che sono già molto più sviluppate della mia, perché ci hanno perso un casino di tempo. Guardate, è molto suggestiva questa qua no, però vedete qua, facciamo un altro screen. Con questa visuale tutta illuminata, la città in lontananza, straordinario. Volevo fare anche un aeroporto, però non c'è veramente spazio, magari farlo qua, ma non si può. Per le altre cose, cosa possiamo vedere? La popolazione è in calo, sì, abbiamo raggiunto 19.000, poi sono scappati. Ci sono anche dei turisti, ci sono tantissimi indicatori. Per il resto, che vi devo dire? Vi ho fatto vedere un altro po' del gioco, così molto 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 rapido, perché è un gioco molto complesso e non posso stare a perdere tempo e ore. La situazione con i server è migliorata decisamente, ne hanno aggiunti parecchi, e quindi si gioca meglio, si gioca decisamente meglio, e sono contento. Ora da qua e da spissume, perché ho un'eccessività di eccessiva spissitudine, spissita nello spisso inspissimento dell'eccesso, e quindi da questo saluti. E al prossimo gioco, o alla prossima versione di Sin City, la prossima città, o la prossima generica.